Orfano, vicino al lago di Como, in questa bellissima e ridente vallata. Oggi festa di primavera, un evento incredibile della provincia lariana, e con noi due bellissimi ragazzi, Alessandro e Martina. Rimanete con noi, ovviamente. Il cuore che resta fermo è un palmo sotto lo sterno, un motto nero del fumo fra la paura e lo scuro, gli sguardi e mani nel buio, non posso, io ti giuro, insieme io e te. Grande, grande, indimenticabile, una canzone, ma lui ne ha fatte tante altre, perché mi ricordo una patatina, vero Gianni, ultimamente? Sì, quest'estate, l'anno scorso, è uscita la patatina insieme ai Gem Boy. Salutiamo Carletto, che magari il prossimo anno veniamo qua tutti insieme a fare la grande festa a Montorfano insieme a DJ Nel. Ciao Nel. Ciao, ciao a tutti. Allora, io se ti dico una cosa, grazie, tieni Nel, se ti dico Bobby Solo, cosa vuol dire? Una lacrima sul viso. Oggi ti esibirai anche tu su questo palco, che tipo di musica, oltre al grande musica, Gianni? Musica, dance, tipo stile anni 90. E metterò appunto ho fatto appunto il remix della lacrima sul viso di Bobby Solo assieme a Gianni Drudi, assieme anche a lui. Beh, devo dire Gianni che quando ti vedo viene voglia di mare, di Romagna, è vero? Sì, beh, le mie canzoni sono prettamente estive, da Fichi Fichi a Mister Bagnino a Cucca, a tante canzoni che ho scritto, fino all'ultima che ho scritto per una ragazza insieme a Marco Ghislandi. Da Rossella Di Pierro, vieni! Cosa farai oggi, Rossella? Allora, oggi presenterò per la prima volta live il brano Scappa con me, che è uscito il 22 aprile e che abbiamo fatto proprio insieme a Gianni Drudi. Anzi, è stato Gianni che mi ha lanciato in questo mondo musicale, e io sono felicissima, anzi ti devo ringraziare tantissimo. Non può essere l'ultima, qua dietro le quinte, in attesa di esibirsi, abbiamo lui, Alberto Camerini. Ciao Alberto, tanto un piacere averti qua in video da noi, in TV da noi. Ciao a tutti. Come va? Bene, bene, buona domenica. Ti ricordiamo tutti come un grandissimo artista, insomma, tu sei stato un precursore, no? Perché adesso si vestono un po' come te, diciamo, no? E pensano di essere originali. Sì, in effetti noi siamo partiti negli anni 80. Io Roberto, gli anni Colombo, forse più belli, io Roberto, dai, sì, anche per belli. Me. Io e Roberto Colombo abbiamo fatto con i sintetizzatori Rudy Rita, Rockmatico, che sono due album che sono piaciuti Tanz molto. Tanz Bambolina, Rock'n'Roll Robot. Esatto. Tu sei stato veramente un precursore quegli anni, perché ti sei avvicinato un po', diciamo, alla musica elettronica, giusto? Oltre il tuo look sconvolgente, bellissimo. Grazie. Però veramente hai fatto, secondo me hai fatto scuola. Sì, un po', sì, ma certo, indubbiamente. Tiratela, perché sei veramente un grande, perché adesso abbiamo tanti artisti che secondo me attingono un po' da quelli che erano i veri artisti di quegli anni, perché gli anni 80 sono stati gli anni più belli, 80-90, della musica, il tuo entusiasmo, però, dove c'era tanta creatività, dai, che adesso bene, la troviamo un po' dappertutto, di difficoltà, dai, non è vero. Le cose cambiano, il mondo cambia, non ha senso fare paragoni, ognuno è un caso singolo, originale, per la sua origine, controllata. E in compagnia di Tony, uno degli organizzatori dell'evento incredibile della festa di primavera, ci racconti, Tony, brevemente come nasce questo evento che c'è da tantissimi anni qua. È un evento storico, caro Andrea, è qualcosa che si ha nel tempo, siamo alla sua 38esima edizione, siamo uno delle fiere più importanti di Como provincia. Salutando Alessandra, Tony e Elena per TG Events, Andrea Events.